Al centro Empoli con Keiichi Iwasaki direttamente dal Giappone. Che cosa ci presenti oggi? Oggi io faccio un po' piccoli spettacoli, spettacoli di magia. È un po' speciale come così, bastoncino per mangiare sushi, riso, però a bambini non è così in casa. Ok, uno, due, no, from, angi, o così, ancora, come così. Senti, tu sei arrivato qua in Italia praticamente in bicicletta, hai passato tanto tempo insomma qua in Italia dal Giappone, è un bel viaggio insomma. Sì, io ho passato 43 paesi, arrivo in Italia. Normale io viaggiando con bicicletta dal Giappone, Corea, Cina, Asia, India, Pakistan, Iran, Turchia, arrivo in Portogallo e tornato in Spagna, Svizzera, Austria, dall'Austria e Italia. E in Italia ci è passato un po' di tempo, insomma, in questi anni. Sì, perché mi piace Italia, gente gentile, anche mangiare bene, cose vedere tanti. Quanto tempo è che sei in viaggio? Da quanti anni sei in viaggio da Giappone? Io ho partito Giappone nel 2002, sì, 15 anni fa, ma è tornato Giappone e sto viaggiando. E hai intenzione ancora di continuare comunque questo tuo viaggio? Sì, io vorrei continuare, sì, perché io vorrei vedere tutto il mondo. Ma non ti manca un po' il Giappone, la tua terra? Non senti un po' la mancanza dei tuoi parenti? Sì, però adesso c'è internet e io vorrei parlare con amici e se, è facile. Ecco, e tu in questi tuoi viaggi, diciamo, che stai facendo in bicicletta, hai portato un po' in giro anche per il mondo la tua arte, questa arte della magia di strada? Sì, sempre io sto viaggiando, io faccio spettacoli in strada e come se prende un po' di soldi e per viaggiare. Anche mi piace come se faccio gente ridere. Dove vuoi arrivare adesso con la tua bicicletta e nei tuoi viaggi? Dopo l'Europa io vorrei Africa, e dopo Sud America e Nord America e forse tornare in Giappone. Domo arigato gozaimashita.